Via, partiti. Dimmi tutto loro, dai. Allora, prendo il mouse un Vai, attimo. vai. Allora, apriamo questa. Andiamo là. Vado lì. Questo qua. Questo qui. Ok. Poi prendo questo, faccio subito. Questo è un assieme, vero, visto? Sì, un assieme. Faccio una copia qua sopra che avevo già fatto prima. Sostituisco via. Sì, stai facendo. Attenzione però, stai facendo la copia dell'assieme, ma le parti non le hai duplicate, quella originale ancora. Va bene. Aspetta un attimo, vediamo. Ok, faccio così e lo fisso. Va bene, bravissimo. Dai una salvata. Ok. Quindi io qua adesso non vado a modificare l'originale, ma mi modifico il mio test, giusto? No, no. In questo momento tu hai fatto la duplicazione di che cosa? Hai fatto la duplicazione dell'assieme, ma se tu cambi le parti, non hai duplicato anche le parti, capito? Queste qua sono ancora quelle originali. Se tu vuoi duplicare sia l'assieme sia le parti, devi usare un altro comando, se vuoi duplicare tutto in un colpo solo. Come devo fare? Devi fare così, guarda, ti prendi il tuo assieme, quello or originale, o anche questo che ti frega, puoi anche duplicare questo. Allora, per duplicare tutto, poi una cosa che ti consiglio, fai così, visualizza albero, togli quella roba lì che mi dà fastidio, mostra nomi, stato, via, togli questa roba qua. Ok, adesso stavo dicendo, devi fare così per duplicare un assieme e tutte le sue parti. Vai qua, usi il comando pack and go, cioè questo. Okay. Fai pack and go, lui ti prende l'assieme, tutte le parti, e poi cosa fai? Aggiungi, per ricodificare tutto, aggiungi che cosa? Io di solito aggiungo un suffisso, cioè metto dei caratteri alla fine di questi file, per cui un suffisso, faccio così, aggiungo il suffisso, che suffisso possiamo aggiungere? Metto, per esempio, non so, test. Oppure non so, chiamiamolo, non so, prova, PR. Cioè, adesso io ricodifico tutto. Guarda che trattino PR arriva alla fine, va a scrivere, vedi, clicco qui, vedi che è diventato verde. Io ho ricodificato tutti i nomi dei file aggiungendo PR alla fine, vedi. Di fatto ho fatto una ricodifica. Dopo, dove lo salvo tutta sta roba qua? Faccio così, sfoglia. Ok? Dove lo posso salvare? Io in questo momento lo salvo in download. Ah, scusa, scusa, scusate, perché non vedo dove è download. Te lo salvo qua, guarda, sotto download, lo chiamo a corso. Anzi, no, chiamiamolo una nuova cartella. No, no, chiamiamola una nuova cartella, la chiamiamo, non so, il progetto lo chiamiamo AGS, non so. Vedo una GS lì, no, AG5, AGS va bene, dai. Ok? A questo punto entro nella cartella e lo salvo. Lui va a salvare tutti questi qua all'interno della cartella AGS. Adesso sì che l'hai duplicato. L'hai preso e l'hai duplicato. Questo qua, vabbè, salva se voglio, ma non mi interessa. Adesso che l'hai salvato, fai open, vai a prenderti la cartella download, cioè questa, va bene? AGS, che è quella che abbiamo salvato. Vedi che è tutto PR, 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 fatto caso. Adesso questo assieme è stato duplicato tutto completamente. È stato staccato da quello originale. Adesso sì, puoi, diciamo, lavorare qua a cuor leggero, perché tanto è una copia, chiaro? Ok, allora ripetiamo i passaggi. File, back and go, giusto? Apri l'assieme, pack and go. Vuoi farlo te? Sì, perché sennò dopo mi confondo. Allora, Chiudi. file, Allora. poi faccio fai di là, back and go. Sì, vuol dire. Ok. Poi aggiungi suffisso Sì. e te lo scrivo. Ma dopo ti rimane registrato e ti guardi il video.
Perché sto registrando, eh. Ah, va bene, dai, 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 ok, aggiungi. Poi dopo di qua gli scrivo. Trattino, sì, trattino. Trattino PR. PR, va bene. Ok. Sì. E poi gli do un salva, lui viene più, giusto? Sì, fallo, fallo, puoi anche farlo, eh. Non so, puoi dire, non so, fai così, guarda. Duplicalo ancora, metti dopo PR, aggiungi PS, trattino PS, toh. Scrivi, scrivi. Allora, aspetta un attimo, che io ho difficoltà nei tasti. Ok, fai uguale. PS, però io ti suggerisco, non è obbligatorio, ma a me piace leggere le lettere maiuscole. Ok. Mi do un salva. Chi era? E lui mi... La Insa. È già cambiato. Aspetta, arrivo un secondo, Aspetta un attimo, Lui mi va a salvare, non so dove. No, se tu fai PS ti consiglio di scriverlo maiuscolo. Maiuscolo, sì, ok. Te lo scrivo io, vai PS, ok. Poi, una volta che fai PS, scegli la cartella dove salvarlo. In questo momento vedi che lui te lo salva sotto AGS, vedi qua. Lui te lo salva qua. Hai fatto caso? Fammi vedere dove lo salva. AGS. Puoi anche scegliere tu una cartella. Tu puoi fare così, guarda, volendo. Puoi fare così, guarda. Se la cartella non esiste, puoi fare... Vai qua. Dove c'è praticamente questo qua, sfoglia, scegli la cartella, puoi anche crearla, se qua crei una nuova cartella sotto AGS e la chiami sotto la cartella AGS, ne crei un'altra e ad esempio la chiami, che so io, boh, Pippo, una cartella chiamata Pippo, ok? Adesso cosa fai? Tu crei qua la cartella Pippo, ci entri. Entra in cartella Pippo, vedi che adesso seleziona questa cartella, vedi che c'è seleziona questa cartella. Adesso hai selezionato la cartella Pippo, no? Vedi? Ok, adesso io lo salvo, vado a salvarmelo di sopra. Vai, vai, salva, salva, procedi. Ok. Adesso cosa succede? Guarda, adesso tu cosa fai? Se tu vai nella cartella Pippo, adesso io chiudo questa, giusto? Chiudo tutto, salvare, si salva. Se tu adesso vai nella cartella Pippo, ti troverai il progetto completamente duplicato, guarda. Vedi che dove c'è PR? Tu hai aggiunto una cartella, due caratteri PS, vedi che è tutto PS. Ok. Hai completamente duplicato assieme, sottoassieme, parti. Adesso questo è un assieme completamente duplicato, puoi lavorarci senza avere la paura di modificare altri oggetti. Ok. Va bene. Allora, okay. Adesso io faccio, mi apro questo qua PS, no? Giusto? Sì, quello che vuoi. PS, PRPS, vabbè. Ok. Adesso hai aperto il progetto. Guarda, PRPS, vedi? Quello che hai fatto te. Ok, va bene. Ho già fatto così, ok, questo qui, questo triticale finì, guardalo qua. Io qua sopra sì. Mi voglio creare un duplicato di questa faccia qua, quindi facciamo così, poi tu mi correggi se No, no, non ho capito cosa devi fare. sbaglio. Voglio estruderlo una lamiera che abbia queste dimensioni, con fare solo questo pezzo qua non piegato. Perché dopo me la voglio tagliare a laser, no? Ah, solo questa sagoma? Guarda questa. Solo questa. Ah, allora devi fare così allora. Cioè, qua hai diversi. Io facevo, aspetta che ti dico, dopo tu mi correggi se mi sbaglio. Io cliccavo qua, poi facevo. Tecla finì. Schizzo, Ma no? lo. Sì? Poi facevo converti entità, ma non so se la No, chiamiamo. allora, no, aspetta, si va avanti, fammi vedere. Io facevo converti entità, poi vedi che mi prendeva questi, gli Sì. facevo la freccetta lì, Sì. no? Sì. E poi gli davo jump,
per escludere, no? Sì? Però non me lo fa, È nel senso certo. che poi se io lo tiro su, quella lì la freccia, io lo voglio dall'altra. Ma stai facendo un taglio, lo stai tagliando in questo momento? E io non voglio tagliare, lo voglio escludere perché Allora, in questo caso, nella parte. ho capito. Allora usa un altro sistema, guarda. Aspetta un attimo, fai X, cancella. No, in questo caso devi usare un altro sistema, guarda. Torno un attimo indietro, cancello lo schizzo. Ok, vado qua, cancello lo schizzo. Ok? A questo punto io ti consiglio, però, attenti adesso solamente questa lamiera qua, giusto? Allora fai così, guarda. Allora ti consiglio di fare così, guarda. Prendi questo, lo duplichi. Io ti suggerisco questo sistema. Lo duplichi, prendi questo, lo duplichi. Ok, per esempio, fai così, CTRL qua, guarda. Ti consiglio, prendi questa parte qua, questa per esempio, no? Premi CTRL e lo duplichi, così. Ok? Vedi che adesso l'hai duplicato, no? Adesso però questa faccia qua e questa faccia qua con il CTRL le allinei, diventano coincidenti, ok? E poi magari allinei anche questa faccia, tipo non so, non sei obbligato, però te lo consiglio che questa faccia qua con il CTRL allinea questa faccia qua, ok? Adesso, una volta che hai fatto questo, tu cosa fai? Questo pezzo e questo sono identici. Per cui cosa vuol dire? Che se tu modifichi questo, ti si modifica anche questo. Però tu ti suggerisco di rendere questo indipendente, così almeno lo puoi modificare e lo tagli utilizzando questo. Guarda, vai qua su questo che ho appena duplicato, cerchi il comando rendi indipendente dall'altro, quindi a questo punto salvare. Quindi adesso diciamo che a questo codice qua gli aggiungi, per esempio, non so, 01. Dopo o anche gli cambi il nome. Vabbè, comunque l'importante è il cambio di nome, no? A questo punto abbiamo questo e questo che sono indipendenti. Come fai a saperlo? Ti faccio vedere. Se tu gli cambi il colore a questo, per esempio, se tu vai qua, gli cambi il colore, vedrai che cambia il colore solamente a questo qui e non all'altro. Capito? Guarda, eh. Guarda, tac, tac. Vedi che qua cambia e qua no, perché sono due codici diversi. A questo punto, cosa che ti suggerisco, la più veloce, è aprire questa parte qua. Ti metti in pianta e vai a tagliare questa zona qua che non ti interessa. Per cui fai così, guarda, prendi questa, su questa faccia, fai uno schizzo. Ti prendi un bel rettangolino e vai ad eliminare questa zona. Guarda, poi cosa fai? Prendi questo, premi il CTRL e premi questo e dici che questi due elementi sono collineari, va bene? Una volta che questo, puoi tagliare, asportare tutta questa zona. Fai che cosa? Fai una funzione e fai un taglio estruso, ma anche direzione, entrambi, passante, entrambi. Ok? Così l'hai tagliato. A questo punto fai CTRL V, salvi e chiudi, e nell'altro assieme ti ritrovi uno. Vedi che a te serve questo, giusto? È vero o no? A questo punto cosa fai? Qua devi generare adesso il DXF, giusto? Per tagliarlo. È vero o no? Adesso a questo punto semplicemente vuoi eliminare cosa? Devo eliminare le asoline che sono Allora, state così. fai così, guarda, faccio io, cioè faccio io, guarda, vuoi eliminare le asoline, giusto? Allora vai, Anche il forellino. sia le asole sia il forellino vuoi eliminare? Allora vai su questa faccia. Fai uno schizzo, fai un bel rettangolino più o meno e vai a tappare quello che non ti serve. Vai da qui, Ah sì, come l'altra volta, sì. vai qui, poi cosa fai? Un taglio, no, 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 non un taglio, scusa, un'estrusione, ma
La fai fino alla superficie. Quale superficie? Questa. E quella lì. poi confermi il tutto. Hai visto che è tappato? È chiaro? Sì. A questo punto puoi fare CTRL V, salvo e chiudo e vai a vedere cosa è successo nell'assieme. Guarda, salvare sì, chiaramente. Aspetta un attimo che mi è partita la connessione. Ok? A questo punto andiamo a controllare cosa è successo. Va bene? Buon dai, ci siamo. Così lo vuoi? Adesso, una volta che hai questo, fai apri. Adesso ti generi il DXF. Vai sulla faccia. Adesso per generare il DXF, o lo trasformi in lamiera e generi il DXF, oppure è un piatto, per cui è molto semplice. Vai sulla faccia, esporta in DXF DVG, salva con nome, lui dall'estensione. Beh, anche puoi usarlo uguale, vedi te, insomma. Vedi che lui ti dà già il nome. Fai salva la faccia, lui prende questa faccia qua e ti genera i contorni. Salva. Sì, ma che di staff e quello lì più o meno ci sono lì. Lo posso fare con te dopo, ma lì più o meno ci sono. Ok, questa è la soluzione più veloce per... esiste anche un altro metodo, però io ti suggerisco questo. Lo prendi, lo duplichi, gli cambi il nome, va bene, fai le modifiche che ti servono e poi salvi la faccia di XF. Così hai la certezza che questi due elementi, questo e questo, sono uguali. Chiaro? Sì, allora, sempre qua. Adesso possiamo togliere quello lì rosso, lo eliminiamo, che tanto non ci serve, no? Quel duplicamento lì. Sì, puoi anche lasciarlo, vabbè, come vuoi, lo cancello. Cancellano quello adesso, tanto Va non devo bene. farti altre domande. Va bene, cancello. Allora, Fatto. io voglio fare. Tu mi prendi un attimo il Vai, mouse. vai. Su questa faccia qua, adesso abbiamo fatto quello lì che mi sta bene, però un'altra soluzione sarebbe fare un rettangolo qua sopra e poi andare a estrudere questa parte qua, come abbiamo fatto l'altro giorno. Ti ricordi? Ma tu perché vuoi fare la chiamata, vuoi fargli? Aspetta, che ti dico. Eh? Così. Sì? Sì, ok. Io devo fare, sai come l'altro giorno che abbiamo messo sto rettangolino per mettere su sta cosina qua? Ti ricordi? L'ho fatto Certo. con te, mi sa. Sì, certo. Ma per fare la chiamata, tu, cioè, vuoi fare una... Allora, vuoi fare... Innanzitutto queste saldature togliele che danno solo fastidio. Cancella queste saldature qua che... Le telecancello che dà solo fastidio. Poi anche di qua. Come mai ce ne sono? Ah, c'è uno anche qua. Ho capito. Allora, io per posizionare questo per la saldatura, no? Devo farmi una lamierina che l'appoggio qua sopra, che lui mi dà l'orientamento dove mi serve. Io non voglio copiare questa parte qua a questo punto, ma vorrei farmi un rettangolo. Devi fare una ma Disegnare un rettangolo, dargli delle dimensioni, che poi io disegnare un blocchetto che io Sì. vado a tagliare dove devo andare a fare la sezione. Dove tu qua vuoi intorno costruire un blocchetto in modo che lo appoggi su dentro, diciamo dentro una sede e Sì, io l'appoggio, adesso ti faccio vedere dove l'appoggio. Allora, lo appoggio qua così, no? E dall'altra parte, dall'altro lato. E questo lato qua. Sì. Adesso dovrei vedere il disegno, ma comunque è quello lì. Sì. Un appoggio qua e un appoggio qua, no? Sì. Poi io lo incanto dentro, questo infilo il pezzo, Sì. poi gli farò uno spasso in quel rettangolo lì, dove mi dà la posizione di questo benedetto oggetto. Certo, questa nervatura è una nervatura, quella lì ti dà la posizione. Tu appoggi magari per allora, mi sembra di capire che tu dici lo appoggio qui, lo appoggio qui, qua magari gli metto un distanziale che gli faccio la battuta, lo appoggio, gli do due punti di saldatura Ma io e lo... come distanziare volevo fare, tu immagina un lingotto di ferro, una biletta di ferro che vada dentro lì,
gli faccio uno scasso, gli faccio un taglio che almeno mi dà sia la posizione sia la verticale in un colpo Ah, di certo, vuoi corner. fare qua un maschio, qua vuoi modificarlo, aggiungi qua una chiamata, qua dentro. Sì, si può fare questo, dici no? Allora facciamo così, guarda. Però più che altro è, io col modello lì, perché io cosa facevo? Perché essendo un asino, faccio come puoi. Mi disegno prima un rettangolino da una parte, poi creo un assieme, mi Ma lo no, ci guarda, passo e vai dentro, capito? guarda, Ecco, no. lo faccio più o meno così. Certo. Allora, guarda, ti faccio vedere cosa io ti suggerisco. Poi, allora, io ti suggerisco così, guarda, apri questa parte qua, cioè la nervatura, ok? Che è questa qua. Apri la nervatura, l'apri in posizione. Qua sotto tu andrai a creare un maschietto qua, su questa faccia qua, ok? Gli andrai a creare un maschietto, per cui vai su questa faccia, faccio uno schizzo, faccio un rettangolino, ok? E lo vado a creare il rettangolino da qui, diciamo, ipotizzo, non è importante fino a qua, ok? E magari gli do una quota piena, giusto per primo la D, gli do una quota piena, ipotizza, non so, 12 mm, no? Ok? Poi la posizione, quella che è, non è importante. Poi qua gli fai un'estrusione. Guarda, e fai un'estrusione. L'estrusione, la prima, la fai, non so, 10, 15, tanto a te ti interessa che esca fuori 15 qua, ok? A questo punto tu puoi anche chiudere questo, va bene? Lo chiudi e lo salvi. Vedi che di qua esce fuori. Adesso tu qua devi fare un foro, giusto? Su questo. Guarda che te lo coloro, e questo te lo coloro un po' diversamente, così lo distingui, no? Metto aspetto, metto ad esempio, metto, non so, metto blu, quello che è, ok? Anche applica livello, no, scusa, applica le componente, scusa, ho sbagliato, applica le componente, no, applica livello di parte, usa questo, così almeno vai a colorare la parte, ok? E fai confermi. Era solo per cambiare il colore questo. Adesso noi cos'è che facciamo? Guarda dov'è, diciamo, il trucco comunque. Allora, tu fai così. Allora, questo lo modifichi. Vedi? In questo momento vedi che è diventato blu. Stiamo modificando questo qua colorato. A questo punto dici, su questa faccia mi faccio uno schizzo. Ok? Poi lo schizzo lo prendo da questa faccia qua e gli applico un'entità di offset, cioè io non lo fai a zero, gli dai 0,5 di aria a meno, o 1 a meno 0,5 glielo dai, o a 0,8, no? Fai. Cito, fare 0,5, non tanto perché dopo ti trovo. Quindi, quante che scusa, allora metti 0,5 sul raggio, cioè sul, o 0,25 di offset. 0,25. Allora, gli metti 0,25 di offset, così, ok? Vedi che adesso gli indico dove fare l'offset, clicco, vedi che adesso qui rispetto al mio dente gli farò un buco da 0,25 più largo, hai fatto caso? Una volta che io faccio questo, posso fare taglio estruso, cioè vado a forare, taglio estruso, vedi? E lo faccio chiaramente passante. Adesso cosa è successo? Che io mi sono forato, vabbè, questo qui, guarda, se adesso io vado a prenderlo, vedi che qua mi sono trovato un foro ed è esattamente in corrispondenza del dente. È chiaro? Vedi che adesso però io questo inizialmente l'avevo fatto più lungo perché mi serviva vedere questa faccia. Ma una volta che io l'ho fatto più lungo, lo posso anche accorciare. Quanto è questo? Che adesso non vedo, mi sembra forse 10 sarà. Dodici. È 8. Sì. Allora, quindi cosa faccio io? Questo lo estrudo di. Se, allora, se lo estrudo di 8, vado a 0. Sto un pochettino più indietro in modo che posso saldare, no? Farò a, non so, 4, 5, toh.
gli astremi limiti dove puoi saldare. Ah, vabbè, tu mi hai fatto vedere lì, ma non ci siamo capiti cosa volevo. Tu vuoi fare così, no? No, non voglio far così. Ah, no, non ho capito allora. Mi sono spiegato, ma quello lì mi serve anche per capire come devo fare delle altre cose, non mi va bene. Cioè, Allora, io togli via quel dentino che hai fatto. tu non vuoi fare. Metti quella lamiera lì normale. Cancelli. Soldare lì sotto, poi quelli mi rompono le balle. Sì, niente, allora niente. No, no problem, togliamo via tutto, ho capito. Vabbè, cancello. Allora, aspetta che ti faccio vedere. Io voglio fare. Togli via quella roba lì. Tolgo questo, aspetta un secondo, tolgo anche questo, cancello quello che ho fatto, un secondo, allora salvo tutto, un secondo, cancello questo, sì. Chiaramente lui si arrabbia perché non si trova più riferimenti, ma noi cancelliamo tutto, per cui questo lo cancello, questo qui non mi serve più, lo cancello, va bene? Cancello, cancello, sì. Fatti pazienza. Cancellare queste cose lì, che comando usi? Vado sopra, vado sopra e premo il tasto canc. Oppure potevo anche premere il destro e fare cancella. E dimmi. Lasciami un attimo, Vai, vai. abbiamo finito. Certo, vai. Allora, prendiamo qua. Che mi tiravo. Oh, preferisco farlo così. Ok. Io qua sopra, questo lo lascio così come non posso andare a sognare di sotto. Qua sopra io voglio fare un rettangolo. Sì. Così, un pezzo rettangolare un po' più lungo, Sì. dove farò un taglio femmina nel mio rettangolino, Ah. poi lo incastro sotto. Ah, ho capito. Hai capito? Aspetta che ti mando una Sì, foto. no, ho capito, capito. Ho capito, dai, per me è chiara la situazione. Non l'avevo capito prima. Ho capito quello che vuoi fare. Un pezzo di acciaio Sì. e dopo avrà uno scalino da 8 mm sotto Certo, per ovvio, sarà scaricato sotto. faccio il taglio Lo usi, 8 mm 2 3 decimi cioè, quando ci allora, deve finire. tu lo appoggi, il blocchetto di acciaio lo appoggi qui e qui. Avrà una fessura e tu ci infili dentro questo nella fessura e saldi. Io lo voglio più grande perché non devo andare a toccare sul banco. Sì? Ora un appoggio, ma il mio blocchetto in realtà partirà da qua sotto. Sì, ho capito, ho Quindi capito. qua, che avrà un dente che batte qua, un dentino, Sì. metto una lamiera saldata di fianco che è comoda fare la battuta, Ma puoi anche prendere. c'è uno scasso femmino dove si incastra dentro qui. Sì, ho Quindi ho capito. finito, batte qua e qua c'è l'incastro dove gli metto dentro la lamierina. Che mi permette andare a dare quei due benedetti punti di Di saldatura. Ti orientamento che mi servono. dare. Certo. Certo. Che rinforzo lì. È un'innervatura. Sì? Avevamo fatto il primo quello là anche, andato a tagliare tutto quanto, abbiamo preso il benestare, siamo contenti tutto. Ah, bene, ottimo. Niente, era contento, noi eravamo contenti tutti quanti. Oh, Adesso la poi di oggi ti mando anche le foto di com'è di voi. bellissimo, bellissimo, bellissimo. Va bene, Almeno va bene. sono soddisfazioni, Ah, no? caspita, scherzi? Sì, è. Così almeno vedi il risultato dei disegni del tuo lavoro, vedi un po' il risultato. Assolutamente sì. E niente, quindi guarda, qua per fare questo che tu mi chiedi allora, la domanda che ti faccio è: ma tu il blocchettino lo vuoi fresare oppure gli appoggi una lamiera per fare questa battuta qua? Due lamiere. Vabbè. Non Niente. vorrei fresare, poi dopo gli diamo le quote, li Vabbè, facciamo i dai. disegnini. Allora devi fare così, guarda. Devi fare così allora. Su questa faccia. Allora, hai due sistemi. Io ti suggerisco magari, facciamo quello più semplice, dai. Allora, facciamo così, facciamo, inserisci, no, facciamo su questa faccia qua, ok? Devo inserire un nuovo componente. Questo. Lui ti chiederà, vedi che su quale faccia inserire il componente, tu gli dici questa faccia. Vedi che adesso lui ti ha creato una nuova parte virtuale e è pronta con lo schizzo, vedi?
Adesso comincia a dire, comincia a fare. Allora, io voglio fare un'estrusione qua, voglio andare qua, voglio fare una fessura fatta così, più o meno, fatta così. Poi magari gli do rispetto, poi premi la D e vai a dire che da qui a qui quanto vuoi lasciare di area? 0,5 02 a 0,2? 02 Va bene. sì. Se no come storto io ho Sì, detto. sì. Poi anche di qua prendo questo qui e vado a dare un'area di... È un'attrezzatura piccola, questa qua che ti serve per, va bene, per fare... qua salvo, ma faccio, ripetiamo, quoto di dimension, prendo questa, prendo questa, prendo questa e faccio 0,2, va bene? A questo punto anche qua sarà 0,2. No, qua sarà anche... Lascia anche un paio di millimetri. Io Va bene, quindi vado qua. quattro va bene. Quanto? Nell'altro 5 fai 2, dai, fai che entri libero. Ok, allora facciamo così, questo qua. Mi vado ad appoggiare nella lamiera. Va bene. Allora, questo qua lo cancello. Vado qua. Abbiamo detto quanto? 2. 2 mm. Vado qua, vado qua e scrivo 2. Ok? A questo punto, tu cosa devi fare? Devi farti il tuo blocchetto, parti da qua, prendi una linea, arrivi fin qua, ma dopo, fin qua arrivi, adesso non so fin dove arrivi, dopo magari lo... Proprio. Qua? Sì, coincidente, sì, tangente. Qua sopra, vado sopra. Ok, Sì, gli vai lì che dopo gli metto poi un lamierino lì di soldato di fianco, sono già bella posta. va bene, faccio così. Poi immagino che andrò qua. Sì, bravo. Immagino che andrò qua, immagino. Vai più in là, vai più in là. Ok, vai ancora che devo prendere la superficie dove stanno i piedi, ok, vai lì. Sì, va bene, facciamo, fai 100, dai, mentre ci siamo. O Adesso non cosa so. mettiamo poi dopo quella quota? La metti poi dopo quella quota lì. Una quota piena almeno anche quando lo devi creare, sei a posto. Ok, poi vado su, Sì, vai su, lo e dopo lo cancelli. chiudo. Ok. Così, giusto? Sì, E ok. poi magari quanto lascio da qua a qua, da qua a qua, quanto vuoi. Quanto c'è? Passa 30 mm, dai. 30 facciamo, eh? Ehi. Ok, poi magari questo qua. Penso che c'è un posto per andarmi a staffare. Sì, poi questa linea e questa linea le facciamo collineari, cioè così, no? Ok? E adesso magari diamo una quota piena, che dici, al blocchetto. Da qua a qua quanto diamo? 65 a 64 88 85 E adesso lo devo estrudere, va bene? va Quanto lo estrudo? bene. Sì. Devi andare giù 8 mm 3. No, devo andare su di... Vabbè, vai su, sì, vai su, vai su. Perché io dopo faccio il blocchetto, vai su un attimo di lì, ok. Quanto? Ah, più o meno lì, quant'è lì? Questa è la 42. Fai Facciamo 40? anche 35. Gli farei anche 35. Tanto. Va bene? Poi fai confermi. A questo punto Adesso, tu. questo progetto qua, io voglio fare ancora una cosa. Da questo lato qua, mi dai un attimo il mouse. Certo. Questa misura qua, andare su fino là, devi fargli uno scalino di 8,3. 8 e 3, perché quello è 8, quindi rimane leggermente sollevato. 3 decimi di luce, almeno lo chiudi direttamente sul banco, Va mi dai bene. 3 decimi di luce, io l'altro glielo infilo sotto. Giustamente così, e
Gli fai tre decimi. Va bene. Allora devi fare così, guarda, ascoltami, guarda, guarda, su. Di nuovo. Bravo. Allora, su questa faccia qua devi fare uno schizzo. E lo schizzo tu lo vai a convertire questo bordo in schizzo. Prendi il bordo e lo converti. Vedi che io l'ho convertito in schizzo, vedi? Adesso ti prolunghi di qua. A te serve questa, perché questa è la battuta, no? Vai qua. Vai qua. Poi magari cosa fai? Già che sei qua, cosa fai? Ti prendi tutta quest'area qua, magari fai una bella linea. Vai da qua. Poi magari vai qua. Ti vai a ricalcare questa zona qua, no? Ti prendi questo e poi ti prendi questo. È vero? Una volta che tu l'hai chiuso, puoi fare un'estrusione di quanto? 8,3. È vero? Perché? È vero, Sì, ho no? Che quindi fai 8,3 e fai confermi. confermo. Vedi? Adesso, se tu vai a misurare la distanza che c'è tra questa faccia e questa faccia, vedrai che saranno tre decimi. Vedi? Tre decimini, va bene? Poi magari questo, dagli un altro colore. Poi questo qua, vedi che è tra parentesi quadre, perché è un elemento virtuale. Io ti consiglio, magari dai un codice, vai qua, gli dai un nome, che nome vuoi dare a questa attrezzatura? Non so, la leghi per esempio al G e la chiami, non so, AG la chiami, AG, facciamo attrezzatura, P01, parte 1, P1, top. Poi chiaramente la devi salvare sull'hard disk. Salva uguale all'assieme e fai o confermi. Adesso vedi che è scomparsa la parentesi quadra perché non è più un elemento virtuale, no? Va bene? Bon, ricostruisci un attimino e poi magari dai una colorata. Così, non so, vai qui e gli dai una coloratina al pezzo, no? Vai qua e dici, non so, questo pezzo io lo voglio, boh, ipotizza. Allora, il colore lo applichi innanzitutto a livello di parte e poi gli dai una coloratina qua e fai confermi. Vedi che adesso, e poi magari chiudi sta finestra. È chiaro fin qua? Però qua è chiaro. Adesso devi fare la messa in tavola di questo pezzo qua. Fai una fresata qua, ma non so, qua ci fai una bella fresata qua con la vai di fresa. Sì, ma è di freddo, fai la fresata lì, lo metti in piedi, dall'altra parte fai il taglio lì, gli fai lo scalino, la distanza che c'è, posso prendere un attimo? Certo, ma ti serve La anche distanza di qua a qua. Poi mi serve la distanza da la. Ho questo capito, pezzo ma al taglio. guarda, ti faccio la tavola. Guarda, ti faccio la tavola così concludiamo il lavoro. Prendi questo. Vedi che adesso in questo momento c'è questa meno maggiore. Vuol dire che se tu modifichi la posizione della nervatura si aggiorna tutto in automatico. Ma io questo, cioè una volta che il progettino è fatto, io ti consiglio di interrompere questi collegamenti qua, perché tanto ormai i riferimenti ce li hai, interrompi, blocca tutto. No, fai interrompi, perché una volta che lui si aggiorna in automatico, io preferisco una volta che hai fatto il disegno non aggiornarlo in automatico. Per cui fai, adesso cosa fai? Fai, crea disegno dalla parte, crea il tuo bel disegno, quello che vuoi, questo per esempio. Okay. A questo punto vai su un formato A3 standard e a questo punto ti prendi questa, cominci. Allora, questa vista qua ti serve sicuramente, ti servirà questa vista qua. Una cosa che voglio capire, che mi sembra, ma questa qua è la vista americana o la vista, come si è messo qua, voi viste? Primo angolo, il terzo angolo, vuol dire che questo qua, ah, aspetta, se ho sbagliato di qua, no, no, ho sbagliato, è il primo angolo, perché la vista di qua in realtà non dovrebbe vedere niente, scusa,
Secondo me. Ho sbagliato lo standard, forse era questo allora, primo angolo. Applica. Ok, di qua. Non capisco questo, che cos'è? Allora, aspetta, allora, prendi un blocchetto. Mi senti? Ti sento, Allora, prendi un blocchetto di 43,3 per 65. Vai a fare uno scasso qua di 35 per 8,3. Va bene? Passante. Poi lo giri. Il blocchetto è lungo 100. A questa distanza gli fai uno scasso di 8 e 4, va bene? A 39 e 8. E da qua è 37. Una cosa che non vedo, vedo. Così veloce a mettere le misure che io ci metto una vita. Devi cliccare sulla riga qua, eh. Però una cosa che volevo guardare. Non capisco questo qua perché c'è questa faccina qua. Non Perché capisco quella perché lì lui l'ha studiata come era. c'è questo pianeta in fondo. Anche lei che rompe i coglioni. Ma scusa, ma come mai? Scusa, non c'è qualcosa che non mi. Ah, sono i 2 mm! Perché tu mi hai detto, no, sono i 2 mm. Sì, ho capito perché. Io sono rimasto indietro di 2 mm, ti ricordi? Qua. Ecco perché adesso i conti mi tornano. Perché la nervatura è a filo. Perché la nervatura. Adesso nascondo questo. Perché la nervatura è a filo. E io sono rimasto indietro di 2 mm. Va bene, ho capito il motivo. Ma a questo punto io. Sai cosa faccio io? Per facilitarti la vita, cioè, che senso ha avere quello scalino? Io lo faccio passante. Cioè, che senso ha avere questo scalino qua? Io cosa faccio allora? Su questa faccia mi faccio uno schizzo, va bene? Mi converto in schizzo e poi lo taglio fuori. È vero? Passante. Così con la fresa cosa fai? Tu prendi una fresa candela, giusto? Sì, li faccio giù, lo faccio passare, Lo fai logicamente. passante, prendi una fresa da 6 o da 8, non so che. O anche 8 e 5 e fai una fresata passante. Una fresa da 8 ci dai una cosa. Ma e dopo. Ma dopo questo lo fai a bordo macchina il programma o fai usi un CAM? Usi il CAM? No, a bordo macchina. È una passata, ci metti un attimo. Non è che Francesco, sì, ho capito. Buono, e questo è fatto. Il disegno ce l'hai. Poi qua fai apri disegno. È vero? Il disegno ce l'hai. Hai tutte le quote, i blocchetti, basta. Magari poi se vuoi puoi mettere anche. Sei bravo in gamba, io invece sono. Vabbè, bisogna un po' di esperienza, non è che poi si impara. Ma io me la devo fare, quindi devo Certo. andare avanti per step. Quando ho imparato una cosa, poi ne faccio un'altra, poi ne faccio un'altra. Poi non è il mio mestiere da fare sta cosa, però devo capire come funziona. Certo, Anche quando raccontare tutto in fronte. certo. Certo. Ma poi scusami, Non dico di essere in gamba, ma almeno no, sapere di cosa certo. di che cosa mi parlano. Allora, tieni presente che io ti faccio vedere cose veloci perché c'ho un po' di esperienza. Cioè, normalmente le competenze che trovi in giro dipendono, non sono così. Sì. Certo, fai salvo tutto. Cioè, non è che. Nel senso che io te le faccio in 448, ma c'ho un po' di esperienza, non è che lo facevo, non è che ho iniziato ieri, eh.
Per cui, se magari chiedi a uno che è appena assunto, fai queste cose, scusami, non è che puoi pretendere. No, io non è che posso pretendere, però quando mi dicono non si può fare, mica le cose si fa, cioè, non sei capace a farlo, il discorso cambia. Cambia, eh sì, non si può fare, eh no, eh. Bello, mi piace, non si può fare, no. Sei bravo con questo programma qua. Non mi dire che sei in grado di usare tutte le No, potenzialità di questo no, programma. no, 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 cioè, lo conosco. 30%, un 50, Ah. se sei bravo devi anche un 60, ma il resto dell'altro 40 ti manca, Sì, è vero. perché Certo. è quasi impossibile. Certo. Ma anche perché, per esempio, alcune parti del programma io non le ho mai gestite o in modo marginale, per esempio, il piping, il cabling, cioè tutta la parte che riguarda l'idraulica, l'ho fatta, ma in modo non è che mi capita sempre, per cui non lo conosco tanto, perché mi manca proprio l'esperienza. Certo, ma normale, no? Però di lì a dire che queste cose qua fanno praticamente fanno tutto. Non so se hanno qualche limite da qualche parte, ma sono proprio forse pochissime cose Sono che non riescono a specializzate, fare. ma questo programma qua è specializzato un po' nella meccanica, per cui puoi gestire un po' le lamiere, un po' non è, cioè non è super specializzato in qualcosa, è un po' generalista, puoi fare un po' di lamiere, un po' di telai, puoi fare un po' di superfici, ti va bene un po', Certo. copre un po' tutto, Poi ci ma sono dei programmi specifici che specifici. sono più performanti di questo, Ah, e questo certo. ti dà già Se devi una serie fare. di Sì, preferiti che se... aiutano certo. determinate persone. Sì. Se devi Un fare. altro. Guarda, per esempio, se tu devi fare, ad esempio, telai, c'è un programma chiamato Tecla, che è specializzato per fare telai, travi, ipe, sono travi AC, cioè grandi strutture fatte di travi. Allora non usi questo, usi un programma specializzato, specifico per quel modo, che ha tutti gli strumenti che ti consentono una gestione molto più semplice. Ah, per fare. Allora, adesso io non sono specializzato, però mi informo se vuoi. Se vuoi disegnare cilindri idraulici, puoi usare anche SolidWorks, però immagino che utilizzerà, cioè esistono dei programmi che fanno solo cilindri idraulici, immagino. Quindi, che hanno già le formule preimpostate, tu metti, per esempio, non so, la forza, l'alesaggio, la pressione di lavoro, e loro vanno a disegnarti il cilindro. Adesso, se mi chiedi il nome del programma, non lo so, mi informo. Sì, ma intanto era solo un'idea. Senti una cosa ancora, che poi dopo ti interrompiamo, se no c'è troppe cose in testa. Allora, Sì, dopo diventa lunga la lezione, dopo è un po' dispersiva. più di un'ora, perché dopo mi perdo. Allora, se io devo calcolare lo sviluppo di questa lamiera per impiego, no? Lo sviluppo, ok? Spiego, non lo sviluppo, la devo mettere in piano per calcolare il taglio, se io Sì. sono vicino alla mia tagliata, o se ce l'ho, cioè come l'è andata, la devo allungare, la devo accorciare. Facciamo poi una lezione apposta per quello che No, serve. no, ma è semplice, te lo posso fare vedere al volo, guarda, è semplice, devi aprirla. Questo è uno step, vedi che è un importato. Tu cosa fai? Vai qua, scegli una faccia, quant'era? 8 mm, giusto lo spessore, vero? Quindi vai su questa faccia, vai su lamiera, c'è la funzione apposta, converti in lamiera, ce ne sono due funzioni, una è converti in lamiera e poi c'è l'altra. Io di solito cosa faccio? Prima uso questa, se questa fallisce per qualche ragione, uso l'altra. Quindi io seleziono la faccia, inserisco una piega, il raggio lo faccio, di solito io faccio il raggio uguale allo spessore, quindi se faccio raggio uguale 8, ok? Raggio interno, e poi faccio confermo. Se lui lo fa, ecco, vedi che lui l'ha fatto, non si è arrabbiato, l'ha convertito in lamiera, per cui adesso lo posso anche aprirlo. Vedi? E poi posso calcolare anche l'area.
Tu vuoi sapere quante aree è questa? Area 3000, 32.000. Io devo creare su quella la mia appiattita, teoricamente il D-Chef, perché poi vado in taglio, Sì? no? Fai così, guarda. Vedo che quando vado a piegare, non ce l'ho corto, ce l'ho lungo, devo andarlo a Ah, modificare. è sempre quel motivo, perché qua devi impostare il valore K. Normalmente il valore K per questi spessori è 0,325 di solito, non è questo. Prova a usare questo, vedrai che non avrai problemi adesso. Fammi sapere. Adesso io ho impostato il K a 3,225. Adesso ti faccio lo sviluppo della lamiera. Poi di solito cos'è che fai di solito? Io qua gli faccio degli scarichi per appoggiare il coltello. Qua gli faccio così di solito, Di solito. Poi magari al cliente allora faccio così, distendo questa fissa, raccolgo le lamiere, faccio così, ok? Vado a far così. Poi qua gli faccio uno scarico, faccio una punzonata qui, qui, qui e qui, in modo che tu sai che il coltello lo appoggi lì, no? Faccio così, guarda. Vado qua, faccio, inserisci una funzione, gli vado a dire una creazione guidata fuori, gli faccio una punzonatura, tu hai il laser. Sì. Vabbè, allora facciamo così, guarda. Gli posso fare, allora lo spessore è 8, per cui gli farò un'foratura da 7, to. Faccio passante, la posiziono una qui, nel punto medio, e una qui, nel punto medio qui. Ok? Un'altra gliela posiziono qui, nel punto medio. Qua però devo stare attento perché non è il punto medio questo, ma è questo. Qua devo stare attento. Allora, faccio in due passaggi. Allora, mi creo una linea qui. Questo qua. Congiungo, perché a me interessa il punto medio, no? Congiungo questo con questo. Ok? E poi congiungo questo. Aspettate, cancello questa roba qua che non mi interessa. E poi gli faccio un foro qua nel punto medio. Qua. E poi anche qua cosa che faccio? Vado a fare una punzonata nel punto medio. Un secondo. Qua. Ok. Questo è il punto medio di questo segmento. A questo punto io cosa che faccio? Faccio una, me la ripiego. Così quando tu vai a piegare. Questo è il risultato, no? Quando tu vai a piegare, ti vedi qua i segni, appoggi il coltello e pieghi. Non ti piace? Ok. Wow. Non so se al cliente gli piace. È uno scarico questo qua. Comunque, quando lo fai, perché se tu non fai lo scarico qua verrà appena, ma è una nervatura, una staffa, guarda che non gli frega niente, cioè per lui boh, come vuoi, io te lo lascerei così. Cioè, questo qua è uno scarico perché quando va a piegare, qua hai un rigonfiamento. Cioè, questo ti serve sia in fase di piegatura che hai il segno, l'operatore si vede i due semicerchi. Allora, a parte che se hai il laser, puoi incidere qua, puoi fare una linea di piega in modo tale che quando il laser vede questa linea di piega, non taglia ma ricalca. Non so. Senso, scusa. Sei un laser, il laser che hai probabilmente puoi anche marcare o no? O Sì, sbaglio? sì, sì. E quindi puoi fare anche delle linee di marcatura. Quando generi il DXF ci fai delle linee con un colore diverso, però devi chiedere a chi ti ha venduto il laser, perché come fai tu a fare le marcature col laser? Gli cambi il colore o gli cambi il layer? In Italia invece di essere lì che fa quella che fa segna. Capito, ma cioè, quando fai le marcature, magari passami un file DXF dove hai delle marcature che vado a controllare il colore. Ragazzino che lo fa lui, c'è un ragazzino che si fa che cose lì, che incide, che cerca di fare leggero con Perché quando vai a marcare. quello che
stare da me, adesso tu hai fatto le scariche, va bene, tutto. Però lì mi servirebbe con la lamiera in piano, gli vado a dire al ragazzo dove deve andare a piegare con la piegatrice, no? Allora, la distanza che ha. Sì, infatti io ti consiglio, sì, fai così, fai allora, devi creare una, devi creare un disegno, devi fare così, guarda, fai così, fai una 3, devi fare così, guarda, di solito si fa così, almeno, fai così, guarda, ti prendi il tuo la tua messa in tavola, ti prendi questa, poi ti prendi, guarda, ti prendi anche questa magari, guarda, Allora, ti prendi questa, la ripetizione piatta, con i segni. Ok. Poi cosa faccio di solito? Io faccio così, guarda, per facilitare la vita a quelli che piegano. Siccome questo qua è un pezzo abbastanza semplice, questo qua lo faccio da questa parte qua. Poi cosa faccio? Vado qui, gli cambio la configurazione, non lo metto in sviluppo, ma lo metto in default. Così vedi qua il piegato. Poi fai un CTRL S per salvare, che ti fa mai male. E poi cosa fai? Fai una linea e da qui a qui è 11 e vai su di 70, fai un raggio 8, vai su di 70 gradi. Poi da qui a qui vai a 45, va bene? E poi da qui a qui, vabbè, ci metti anche questo se vuoi. Poi ma non gli serve quella lì. Quella non gli serve, però una cosa che gli serve di sicuro. Non ti serve. Non so se no, per tanto lo deve girare. No, no, guarda, faccio io, guarda. Dopo gli dici che da qui a qui, di solito ai piegatori serve questa quota qua. Questa gli serve questa. Sì, lo so cosa gli serve. Questa gli serve. Poi magari gli vai a dire, sicuramente gli servirà anche lo spessore, perché vogliono sapere lo spessore, ovviamente. Quindi ti consiglio di fare così, guarda, vai qua, 8, e basta. E poi gli serve, sai cosa gli serve questa qua? Da qui. La lunghezza totale. Sì, da qui a qui. Perché loro misurano da qui a qui, col calibro. L'esterno, sì. Ok, e poi misurano anche la distanza che c'è. La totale quanto viene del piego da qua a qua. Sì. Ok, questa è la zona piana da qua a qua. Così, e poi chiaramente gli faccio un raggio qua, raggio interno. Sì, qua tu hai un 16, mentre in realtà io non lo voglio vedere come diametro, ma lo voglio vedere come raggio. Quindi, perché tu hai impostato i diametri, perché il tuo software è impostato sui diametri, ma lascia perdere, meglio, vedi, un attimo di pazienza. Siamo per la piegatura, anche quelle cose lì. Qua ti conviene, scusa, ti conviene fare così, fai il raggio, così, ok, raggio 8, raggio interno 8 ovviamente, no? Ok, poi, basta, poi fai un salvi tutto, e poi fai il tuo PDF per stampare, no? Giusto? Salva col nome. Vai qua, fai il tuo PDF, fai ok, visualizza, buono. E poi devi fare anche il DXF, giusto, per mandare al laser, vero? Sì. Per fare il DXF devi fare così, guarda. Fai così. Allora, questo qua lo chiudiamo, ci va bene. Per fare questo qua lo chiudo, che ci va bene, va bene? E poi devi fare così, salva con nome. Salva con nome. Scegli DXF, ripetizione piatta, vabbè, te lo fai andare bene, va bene,
Salva, oppure i cambi di nome volendo, vabbè, ripetizione piatta. Ricordi che sei sotto AGS, download AGS, visto? Ok? Salva. E salva la lamiera. Tu puoi salvare la lamiera, le facce, gli schizzi. Vabbè, in questo caso noi salviamo solo la lamiera. Salva. Ok? Lui ci pensa un attimino, calcola, e dopo ti fa... Vedi che ti troverai questi scarichi, vedi? E qui che devi appoggiare il coltello. Esattamente in centro al foro. Il coltello si appoggia esattamente. Ok? Fatto. Dopo domani, quando lo fai, mi dici se i conti ti tornano. Perché adesso ho impostato il parametro. Questo era un esempio, non so se farò questo o Ah, se ne farò un altro, perché questo l'abbiamo già tagliato, però basta. mi arriva delle matematiche, mi arriva dei particolari, che non abbiamo lo sviluppo, non abbiamo niente, lo dobbiamo fare, no? Lo dovevi Se convertire in lamiera. Allora, se tu gentilmente, adesso tanto è un'ora, mettiamo lì. Va bene. E poi io devo anche andarmi a fare bello, che devo andare a pranzo, che mia moglie Oggi è non mi festa. ricorda pranzo, È così. bello, no? Ci vuole un po' di festa ogni tanto. La festa in famiglia, l'unica cosa che devo fare per non essere agitato è stare distante da mia cognata. Non ti dà perché lei è molto brava, ma quando arrivo al fondo del pranzo, c'è la digestione che è cattiva, trovo sempre qualcuno con cui litigare. Finché non ho la pancia asciutta, ma quando ho la pancia asciutta, Adesso, no, sei in buona compagnia comunque. po' di razza veneta, no? E allora sai come siete. Sei veneto o dove sei? No, io sono di Brescia, bresciano. Già me l'avevi detto il Bresciano. Invece loro sono veneti, no? Sono di E Treviso. poi, allora, diciamo che penso che col vino ci danno dentro, no? Da quelle parti. Lei sono sempre caldi, quando hanno la pancia piena, mangiato e bevuto, e poi togli più. Pacifico. Oh, volevo Niente, basta, allora dirti qua. a stringermi un po' di video, togliere via quello che non serve, che io ce l'ho solo nelle funzioni. Tac, 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 tac. Ah, e ancora una cosa al volo. Sì. Per fare le misure che tu le scrivi velocemente, io invece ci metto una vita. Che tasti devo schiacciare? Semplicemente guarda, vai qua. Ad esempio, se tu vuoi fare la messa in tavola di questo, fai così, fai, vai sul pezzo, semplicissimo, guarda, semplice. Crea il disegno da una parte, ti prendi il tuo formato foglio, vai qua, poi scegli la 3, ok? A questo punto tu prendi la tua vista. Non so, ipotizzi di prendere questa, ok? Poi, quando vuoi fare le... Allora, poi la prima cosa che ti suggerisco è salvare subito, ovviamente. Salva. Adesso io ti dico, primi la lettera D che sta per dimension, oppure vai qua, perché io l'ho impostato con la D, no, dimension. Adesso, per fare quote veloci, cioè veloci, vedi che quando mi avvicino qui, lui... si evidenzia questo. Il problema è che si evidenzia questo, ma lui ti fa la misura di questo, il raggio non te lo prende, capito? Qua, per esempio, questo è un pezzo un po', non è proprio un'ottima scelta perché abbiamo i raggi che rompono le scatole. Se avessimo gli spigoli vivi, prenderemmo la quota prima. Diciamo che ci ho messo poco perché era tutto spigolato, non aveva raggi. Per cui qua purtroppo abbiamo scelto un pezzo che è un pochettino per quotarlo un po'. Per esempio, è un po' avendo i raggi. Per esempio, se io volessi quotare questa lunghezza qua, io quoto questo segmento, ma vedi che mi prende solo il segmento, vedi? È lì il problema perché c'hai i raggi. E questo, abbiamo scelto un pezzo che se hai i raggi mi si complica un pochettino. Ci vai sopra, gli clicchi Io ci quello clicco e sopra. ora dopo per dargli la conferma qual è? Prova tu, Dopo guarda. questo cosa devi fare? Prova tu, guarda, tu prova, vai qua sopra. Fallo tu, vai. Clicca e poi ti sposti e clicchi un'altra volta. È facile. Cioè, devi fare un po' di pratica. E per misurare i raggi in questo caso come devo No, fare? è semplice, basta che vai sopra il raggio, guarda,
È uguale, basta scrivere sopra il raggio. Se il raggio è analitico, vuol dire che è un raggio pieno, preciso, l'utile del raggio, vedi? Hai fatto caso? È semplice, prova a fare l'altro. Sì, ancora vedevo a destra. Raggio 10. E poi ne ancora uno là che sarà sempre raggio 10. Quindi. Caro, adesso non so Sì, se... signore. Poi quando vado lì, gli do un salva, lui è salvato lì. Salva, sì. Lui è salva là. Ok. Se io voglio prendere altre misure, faccio di nuovo B di dimension, giusto? Sì. Qua e voglio andare, me lo dà, no, mi Ti dà dà... solo quello. No, ti dà l'angolo, prova. Ti dà l'angolo. Clicca lì. Ti dà l'angolo, vedi? 80 gradi, ok. E poi io faccio il vertice lì con questo qui, non mi dà un tubo. Eh no, dipende dalla combinazione. Dipende dalla combinazione. Se tu fai per esempio cerchio cerchio, ti dà la distanza tra. Se tu fai cerchio cerchio, raggio raggio, ti dà la distanza tra i centri. Capito? Adesso ho fatto delle puttanate. Allora, torno indietro. Io voglio misurare. Allora, questo qua, Hai capito, ma devi dare. No, devi prima premere la D, che vuol dire dimension. Vedi che la forma del cursore com'è? La forma del cursore deve essere quella. Ecco. la quota intelligente. Esatto. Clicca una Faccio volta, poi questa. clicca l'altra, clicca lì. Deve evidenziarsi però, eh. Cioè, vedi che si evidenzia, quando si evidenzia è selezionata. Ecco, adesso. Poi Sì, dipende. adesso sono contento. Dipende dove posizioni il cursore, cambia l'angolo. Andare là. Devi far così, guarda. Devi far così, guarda. Guarda. Da qua a qua, devi far così allora. Fai dimension tra questo punto qui e questo. Lui ti darà la distanza dal centro, no? Però in realtà te questa distanza non vuoi da qua al centro, ma vuoi da qua alla tangente. Allora, tu prendi, vedi che è evidenziata, vai qua, clicchi qui e vai a dire, no, io non voglio, voglio la distanza massima. Vedi che hai la distanza al centro, la distanza minima e la distanza massima. Tu hai questa. È chiaro? Sì, adesso è chiaro. Va bene. Sì, ma qua ci mi smanettavo già di più. E nelle parti là che sono un po' più Eh intelligenti. beh, tu dici vuole un po' di esperienza, sicuramente. Dai, oggi Va bene. vediamo di Va bene, taglio, ti mando tutta la registrazione, magari faccio un sunto, vedo un po' e dopo te la guardi con calma. Appena un pochettino di tempo, chiede una bella lezione questa qua. adesso mi metto lì, smanetto un po', provo a rifarlo quello che abbiamo fatto adesso un attimino ancora, poi vado a casa. No, perché mi devo. Lo faccio subito, poi magari lo faccio stasera, o lo faccio domani, quando c'è un attimo. Devo farlo un po' di giorni di seguito finché ce l'ho nel testone, E perché io ho la certo. testa grande e fa tanto. ci vuole. Però sai cosa, dai. Quando poi l'ho imparato, bene o male lì, poco che leggo mi ricordo e lo faccio. Mi devo tenere allenato, no? Certo, ovvio, perché se dopo lasci un po' perdere, chiaramente perdo l'allenamento. Anch'io faccio fatica se non lo uso per parecchio tempo, ma tutti è normale. Ho comprato il CAD-CAM, no? Questo qua di Solid Make Cristo, cosa si chiama, insomma, mi viene anche più in mente. Lo stiamo usando, dovrei poi imparare anche quello lì. Però io alla mia età dovrei già andare degli altri che imparano queste cose, ma no, io sono già Non trovi nessuno. Fatica no, a trovare. ancora troppo giovane, però se le imparo, poi dopo lui voglia imparare, se io più o meno le so già, mi viene più È facile che le certo, cambi. ovvio. Almeno. Quando lui si parla, cosa che non va, guarda che forse è questo, forse è quello. Certo. Poi che gli insegni un altro è anche giusto, perché col padre, sai, ne è sempre un po' anche lui. C'è un po' di essendo Una confidenza. confidente, esatto.
Sì. E Invece c'è una terza persona, c'è meno confidenza, ecco. per cui allora diciamo che c'è più rispetto e viene ascoltato. Sì, ma è normale. È normale, dai. Va bene, Va bene. ciao. Ascolto, niente, io chiudo Buona qua la serata. registrazione e dopo te la mando, la renderizzo. Poi magari se viene fuori bene la mettiamo su YouTube, che è una bella lezione, che dici? Sì, va bene, fai così. Ok, Alla prossima. d'accordo, d'accordo. Ci sentiamo, Ci grazie. sentiamo. Ciao, Buona grazie a te. giornata. Ciao anche Ciao. a te. Ciao, 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 ciao.